Will FPL amplia i suoi servizi con l'inaugurazione di una nuova sede nel centro di Cremona, in via Gaspare Pedone 17. Per il taglio del nastro erano presenti anche il sindaco Gianluca Galimberti e l'assessore Barbara Manfredini. E con l'inaugurazione di oggi la Will si allarga ulteriormente sul territorio cremonese, nello specifico oggi sul comune di Cremona. Con questa sede di 200 metri quadri allarghiamo la risposta che diamo ai cittadini. Abbiamo visto che in questi giorni l'attacco fascista che c'è stato nei confronti del sindacato che è contro tutte le disuguaglianze che ci sono a livello nazionale e anche sul nostro territorio, perciò noi oggi con questa nuova apertura, dove verranno fatti, oltre ad essere una sede sindacale per tutte le categorie di lavoratori a disposizione, offriremo anche un servizio di patronato e di CAF. Per la Will FPL sono intervenuti il segretario generale territoriale di Cremona, Angelo Bonvissuto, quello di Cremona Mantova, Paolo Soncini, oltre ai segretari regionali, Daniele Ferruccio Ballabio e Danilo Margaritella, e il segretario nazionale, Michelangelo Librandi. È sicuramente una cosa che ci dà grande soddisfazione, anche come Federazione Poteri Locali. L'apertura di una sede è sempre importante per la città, importante per l'organizzazione. È una sede di democrazia anche rispetto a quello che purtroppo è successo in questi giorni a Roma. Ci auguriamo veramente che si possa ripartire con discussioni democratiche e poter far capire, comprendere prima di tutto i cittadini l'importanza del sindacato, l'importanza di ripartire in sicurezza, e quindi siamo convinti che anche questo aiuterà Cremona, aiuterà il Paese.